stato trovato senza vita l'85enne di Grezzana, mettendo così fine alle operazioni di ricerca. Tutto ha avuto inizio sabato scorso, quando la sua auto è stata trovata parcheggiata in località Zivelongo, nella zona di Sant'Anna d'Alfaedo, lo stesso posto dove era stato con sua moglie una settimana prima per raccogliere funghi. Le ricerche per trovarlo sono iniziate immediatamente con un'intensa attività avviata la sera stessa e protrattasi per l'intera giornata di ieri e di oggi. Soccorso Alpino di Verona e i Vigili del Fuoco hanno diligentemente perlustrato l'area circostante alla macchina fino a giungere a una tragica conclusione. L'85enne è stato ritrovato senza vita da una squadra di soccorso non lontano dal veicolo, ma all'interno di una profonda cavità del terreno dove era precipitato. La salma si trovava in un pozzo verticale di circa 10 metri di profondità e 1 metro di diametro. Dopo la conferma del decesso da parte del medico giunto sul posto con l'ambulanza, è stato avviato il recupero del corpo.